Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove Plus Leggendario. Ebbene, allora, questo video, allora già qua scorrete anche, diciamo, la pagina e quant'altro, metterò anche il link in descrizione, della pagina Facebook di Savoca American Market che si trova a Palermo. Infatti, diciamo, un po' di giorni fa vi anticipai che dovevo andare a Palermo insieme a quel ragazzo, sua madre doveva fare un controllo e siamo passati da quel negozio americano che era chiuso a novembre. Erano chiusi perché erano in ferie, quindi per fortuna questo c'è ancora. Ed è uno dei pochi che sono rimasti purtroppo della mia zona. E vi giuro, ho trovato delle cose che io ormai avevo perso le speranze di trovare in questi mesi, perché ho fatto mesi di cercare in macchinette, negozi stranieri, quelli che ci sono magari qua in zona, ma anche online non si trovano due lattine. Due lattine che adesso vi dimostrerò perché le ho portate. Pensate bene, mi pare un anno fa e le ho ritrovate dopo un anno. Anzi, una l'ho trovata dopo 5-8 mesi, l'altra dopo un anno. E vi informo anche che ho completato, grazie a una di queste, che già l'ho portata comunque in video, quindi sono due lattine che vi ho già portato, ma ai tempi non facevo la collezione, quindi le ho ritrovate. E con una ho completato finalmente tutta una collezione. Quindi preparatevi che presto poi ci sarà il video dove vi mostrerò la collezione completa di queste lattine. Ma ve le mostrerò all'ultimo di questo video, chiaramente. Nel titolo non ho messo quanti nuovi arrivi sono perché non voglio darvi spoiler. Allora, iniziamo con... allora, fatemi guardare un attimo. Direi con gli snack, esattamente. Poi passiamo alle lattine. Come nuovo arrivo... E queste di qua penso di non avervele portate perché mi pare che non ho più i Doritos, mi pare che fossero, anzi, sono solamente quelli di Burger King e basta. Ho visto che mi pare che queste non ve le ho portate, ho visto che ce l'avevano. E sì, c'è questo adesivo messo qua davanti, ma con questo sono le Doritos alla paprika. Queste mi pare che mancassero per la serie comunque. Come poi, prima di pensare alle altre cose, mi hanno regalato, siccome ho fatto più di 20 euro di spesa, un frisbee anche, che ripeto, non è di loro, penso sia di qualche negozio vicino, che a quanto pare hanno fatto una specie di sponsorizzazione, qualcosa del genere. Passiamo agli snack. Allora, come nuovi arrivi, e mi pare che la iniziai o non l'ho ancora iniziata, comunque, se non ho iniziato, inizia adesso comunque la serie dedicata ai KitKat anche. Ho preso il Kit Kat Chunky Caramel come cosa che ho trovato da loro. Queste cose, prima che vi mostro il resto, le ho prese martedì scorso, quindi una settimana quasi fa. Logicamente per motivi di spazio non potevo ancora mostrarvele. E poi come secondo Kit Kat ho preso sempre il Kit Kat Chunky, però black e white, questo di qua invece. Sarà interessante, spero che siano veramente buoni, perché attualmente ho provato nelle costanine quel Twix al caramello ed era tremendo. Come altro nuovo arrivo e dulcis in fondo, finalmente dopo un paio di mesi di ricerche l'ho trovato da loro, però ne manca uno, purtroppo non l'avevano perché mi mancherebbe solamente questo per averli tutti e quattro. E ho trovato da loro, da Savoca American Market, lo Snickers Berry Whipped Flavor, quindi lo Snickers alla fragola, che preparatevi che la serie Snickers uscirà probabilmente tra marzo e aprile, perché Snickers, Twix e Pochi, no, Pochi devo ancora valutare, però Snickers, Twix arriverà comunque marzo, aprile massimo, che li sto, diciamo, preparando i video. Poi Snickers Kesar Pista, che questo sarebbe al pistacchio, e poi lo Snickers Butterscotch Flavor, che dovrebbe essere lo Snickers alle arachidi. Come snack non c'è altro, adesso passiamo alle lattine. Come prima lattina, sempre tornando al discorso delle Pepsi, e per fortuna che pensavo che mi mancasse, ho trovato la Pepsi Max, però quella alla ciliegia. Ho già quella al lime, se non mi sbaglio, quella al lime che ho, quindi quella ciliegia mi mancava. Ne mancherebbero, mi pare, altre due per fare, diciamo, forse il set completo, penso. Come, quindi, più o meno quanti arrivi siamo? Già 5, 6, 7, 9 arrivi. I 9 arrivi sono quindi 9 9 arrivi in totale, esattamente. E adesso quello che sto per mostrarvi è un duo di lattine. Sette anche in questo caso è un duo di lattine, ma il 7 è anche completo.
Ebbene, ho trovato da loro, messo anche in offerta a 4 euro, quindi è stato anche un affare prendere a 4 euro. Ho preso da loro le lattine. Stavo guardando una cosa. Le cold brew, sweet black e latte. Quindi due Monster. Quelle, le cold brew. Sì, volendo esisterebbe anche lo scatolo delle cold brew, che comunque non avevano loro. Però ripeto, non so se ha tanto senso che vi porti lo scatolo e quindi le riordini. Quindi penso che comunque meglio le lattine soltanto e basta, ripeto. E adesso andiamo ai due pezzi grossi di due lattine che ho cercato per mesi. La prima lattina che sto per mostrarvi, come vi dicevo all'inizio, mi completerà totalmente un set di lattine. Di che lattine sto parlando? Della Chupa Chups all'arancia. Questa mi mancava, era l'unica lattina che mi mancava per completare il set di tutte le Chupa Chups. Questa ve l'ho già portata mesi, mesi fa, ma purtroppo cosa hanno fatto l'azienda? Hanno fatto nuove versioni che non collezione, non mi interessano sinceramente, che sono più ristrette, ma io preferisco fare questo set e con grazie a questa ho tutte le Chupa Chups al completo, non me ne mancano manco. Dovrebbero essere all'incirca 9 lattine. Chiaramente poi ve le mostrerò tutte insieme poi in un video chiaramente dedicato comunque. Mi pare che dovrò anche quello delle Mentos anche, visto che quelle non ho fatto ancora il video, diciamo, dedicato. Come poi, altra lattina, e questa di qua vi giuro, è stata anche un'impresa e ho avuto fortuna che l'avessero ancora loro, ne avevano anche tante di queste. Che ne avevano anche tante di queste. Ho preso la Coca-Cola, arancia e vaniglia. Ve l'ho portata questa se non circa un anno fa, non si scherza, un anno fa. Un anno fa non si scherza. E quindi questi qua chiaramente le berrò off camera e poi chiaramente poi presto magari cerco di farvi vedere comunque col set completo. Adesso le uniche lattine, prima di concludere, le uniche lattine che mi mancherebbero per completare, diciamo, completare lattine che ho portato ma che comunque mi mancano, c'è da ricomprare. E se le trovate da qualche parte, che so, online, fatemelo sapere perché vorrei proprio ordinarle. Sono solamente la Red Bull, quello fica e mela, quindi è l'unica Red Bull che mi mancherebbe da ricomprare per la collezione, che non riesco proprio a trovare. E poi come altre lattine che mi servono sono due Rockstar che sono introvabili, che sarebbero mi pare quella l'arancia, se non sbaglio, che è pure arancia, è un altro gusto comunque, e un'altra, comunque sono due Rockstar. Dopodiché, a parte le due Rockstar e la Red Bull, ho ricomprato tutte quante le lattine che ho portato comunque già in video, cioè il resto delle lattine le ho tutte quante in collezione. Va bene, se questo video vi è piaciuto mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!